Emozioni in generale, vabbè, questo è uno stadio particolare, no? Uno stadio particolare per me, prima da calciatore e poi adesso da allenatore. È un'emozione incredibile. Si può stare anche 20 anni in mezzo al campo, ma quando poi si torna in un posto particolare, il cuore batte un po' più forte, sono sincero. Per quanto riguarda la scelta di Pontisso, forse più di Dionisio Mezzala, perché Pontisso è un play, adattato a fare la mezzala che non ha mai fatto, per cui chiunque io avessi messo a fare o la mezzala o il play era adattato, quindi se avessi messo Pontisso a fare la mezzala sarebbe stato adattato e in questo caso l'ha fatto Dionisio. Oggi ho scelto Pontisso, soddisfatto in parte, però Simone, quello è il suo ruolo. È chiaro che non è che mi do la zappa sui piedi da solo. Adesso purtroppo si è avuto anche questo problema all'alluce Pontisso, quindi è uscito per infortunio. Speriamo riesca a recuperare perché in mezzo a campo siamo veramente contati. Dionisio Mezzala, perché comunque sia quella è una catena, quella di destra dove c'era Zappella e Clemenza, appunto di giocatori che propendono ad andare. E la Dionisio lì mi serviva per dare una mano al vecchio Gattuso di turno ai tempi del Milan. Questa era l'idea iniziale. Diciamo l'idea di Dionisio si intuiva, quella di Pontisso almeno qua è stata una piccola sorpresa. Ma ti ripeto, Pontisso è un play, dopo può piacere o non può piacere, poi quello è il suo ruolo, dopo possiamo ragionare di quello, ma sicuramente un giocatore può farlo anche a mezzala, adattata sicuramente. E non sarò certo io a obbligarlo a giocare play, cioè qui bisogna ottenere risultati, il modo qualsiasi poi sarà alla base di questi risultati. Oggi, come hai detto tu adesso, era importante fare il risultato, sarà così sempre da qui fino ai playoff, però con la squadra ultima in classifica probabilmente c'è stata un po' di sofferenza di troppo, soprattutto nel finale, il salvataggio sulla linea di Frascatore, il palo di Nocciolini, ma anche all'inizio del secondo tempo avevate avuto delle difficoltà. Ma io partite facili, insomma, ne abbiamo viste tante, anche tu credo, facile non c'è niente. Siamo di vantaggio immediatamente, poi abbiamo subito il gol. Le partite di calcio purtroppo loro avevano tanto oggi da perdere, e quindi ci hanno messo tantissimo, hanno fatto una buonissima partita, ma come dal punto di vista dello spirito anche noi. È chiaro che si può migliorare tanto dal punto di vista della proposta del gioco, sono d'accordo, però credo che alla fine la vittoria per quanto riguarda è meritata, alla fine anche noi abbiamo le nostre occasioni, quindi credo che non abbiamo subito e basta, secondo Mister, io credo che ci sia stato me. qualcosa come hai detto di positivo, che poi non ti è piaciuto per niente, perché secondo me tu sei arrivato e hai detto la mia idea ce l'ho, intanto se l'hai vista la tua idea, e poi ti chiedo su Clemenza, che forse è stato un po' sottotono rispetto a tutti quanti, e su Pompetti, io la giro la domanda di Fabio, perché per me Pompetti ha le qualità più da play che da mezzala. Ma detto io, i tre giocatori che hanno giocato in mezzo al campo, tutti e tre possono fare il play con caratteristiche diverse, ma togliendo Pompetti da mezzala perderemo tanto in termini di qualità, inteso come dinamicità e il tiro che ha fatto, eccetera. Quindi secondo me Pompetti probabilmente è l'unico che non farà il play oggi. Dopo magari succederà perché per altri problemi, ma in questo momento visto i giocatori che ho come caratteristiche, l'unico che secondo me mi può dare quel tipo anche di ribaltamento, di qualità in fase offensiva, insomma, tre giocatori davanti che vanno innescati, quindi mettendo Pompetti lì in mezzo dove si va a cercare lo spazio può determinare qualcosa. Cosa mi hai chiesto? Luca, qualcosina ha fatto, è chiaro che i giocatori davanti noi gli chiediamo tanto, perché sono quelli più bravi in termini realizzativi. Ha alternato le cose buone, qualcosa, a volte si è acceso, però è chiaro che forse non è stata una delle sue migliori partite, però dal punto di vista dello spirito non gli posso rimproverare niente. Allora, ti aggiungo Cernigoi che a me è piaciuto tantissimo dal punto di vista dell'atteggiamento e l'impegno. È chiaro che se avesse fatto gol oggi aveva fatto un capolavoro perché dall'impegno rincorreva tutti e lo spirito che deve avere un giocatore quando entra è quello. Per quanto riguarda il ragazzo, non è un alibi per lui, comunque la sua religione gli
non lo fa mangiare, quindi non è un dettaglio, ma purtroppo è un giocatore che da Ramadan non mangia, quindi è un ragazzo che dà quello che ha, insomma. Ultimo a chiudere. Appunto quello che dice Nicoli, sinceramente non è che ci è tanto piaciuto, tenendo conto che nel secondo tempo abbiamo sofferto oltre il dovuto. Magari non sarebbe stato il caso, visto che Dussi oggi è stato fenomenale, abbiamo visto proprio Dussi spostato magari al centro e mettere proprio delle Monache, che è comunque un sinistro puro, e tenere, diciamo, Clemenza ai laterali per cercare di portare sempre la squadra in alto. Beh, ma Luca e Clemenza non ne va più, e purtroppo abbiamo sofferto tantissimo dal punto di vista difensivo, perché poi abbiamo perso meta, appunto perché davanti Ferrari non si è allenato sempre, quindi anche lui dopo l'oretta e 10 non ne aveva più, e ha cercato di dare un po' di gamba davanti, appunto, per poter cercare di portare avanti la palla. Marco Dalemone, che è entrato secondo me bene per quello che poteva fare, comunque un ragazzo a cui chiediamo tanto e mi è piaciuto, quindi deve migliorare. Per quanto riguarda Cernigoi, io non sono d'accordo, nel senso, a me è piaciuto per l'impegno che ha mostrato, ha fatto, ha detto, è entrato nel momento peggiore probabilmente per un attaccante, dove era costretto più a difendere che a fare il suo mestiere. Luciano, vai, veloce che devono andare via. Volevo chiederti, tanti errori difensivi, l'incertezza complessiva difensiva, come te la spieghi, un aspetto anche mentale di una squadra che comunque non ha tantissime certezze per tutta la stagione che ha fatto finora? Come te la sei spiegata, insomma, perché tanto il Rosseto, per essere ultimo in classifica, ha fatto una onestissima partita, ha creato proprio una certa cosa. Sì, l'occasione l'abbiamo creata anche noi. Ovviamente in mezzo al campo abbiamo giocatori contati, io i cambi che ho fatto in mezzo al campo, perché appunto mi sono accorto, perché i giocatori che giocano all'inizio dell'anno, come dicevamo ieri, con degli acciacchi, gli acciacchi ce li hanno e si vedono, dopo un'oretta noi alle 10 abbiamo iniziato a faticare e lì ci voleva qualche cambio che oggi non abbiamo. Giambo è entrato, non è stato il massimo dal punto di vista della prestazione, e quindi è quello che quando soffri dietro è perché magari davanti è il pacchetto difensivo inteso come squadra che non funziona, perché i quattro secondo me oggi hanno fatto una grande partita in termini difensivi, parlo, perché hanno difeso l'anima, è chiaro, davanti tante volte arrivavano troppa facilità, forse quello. Zappella? Non lo sappiamo, spalla però, da valutare.